Aldo, alle ore 16 sono sul ponte con sottostante un fiume denominato nome Adda. Adda, sì, a Lodi passa questo fiume che si chiama Adda, eccolo qui. Qui venivo spesse volte a fare la passeggiata lungo il fiume, in questo argine dove rispecchiavo la mia personalità in un senso, diciamo, anche poetico a Lodi, perché allora ero giovane e pensavo alle poesie, ora un po' meno, mi sento più materialistiche, perché poi le poesie non mi danno da vivere, però vedere questo fiume Adda, con gli alberi secchi, che circondano la parte lacustre è veramente interessante, ritrovarmi qua. Dopo un ricordo di anni passati, ero già stato però altre volte nel decennio scorso in questo lungo fiume, stavo dicendo lago perché sono abituato al lago. E guardo, oggi il cielo è sereno, è veramente bello. Sto andando in un paese al di là di Lodi chiamato Buffalora. Così ritrovare una zona nuova, che bello in questo momento. Da stamattina a mezzogiorno dal fiume Torrente Nure sono arrivato al fiume Adda, Lombardia, un capovolgimento da un luogo all'altro. Per di più il giorno non è finito, è lungo da stamattina a stasera. Ora mi trovo su questa bella pista ciclabile di Lodi e vorrei poi raggiungere stasera un'altra città. Poi mi darò da fare come proseguire il mio cammino da girovago. Aldo.